Matteo 7, 7. Chiedete e vi sarà dato. Ed ora lascio senz'altro la parola, molto volentieri, alla nostra cara sorella Josephine che ci spezzerà la parola del Signore. Buon sabato a tutti. Allora, ho intitolato questa breve riflessione, sarà molto breve, però spero che possa aiutare ognuno di noi come ha aiutato me. Ho intitolato questa riflessione Questa fede che ci aiuta. E poi l'esortazione che è stata letta da Gloria, che cosa ha detto? Chiedete e vi sarà dato. Ovviamente chiedere cose che sono compatibili con la volontà del Signore e ci saranno date. Allora, sappiamo per esperienza di vita che la fede, cioè la fiducia in Dio, ci aiuta a superare le tante sfide e prove della vita che creano nell'essere umano ansia, scoraggiamento e sofferenza. Già l'ansia crea sofferenza. Chi ne soffre, e la sottoscritta ne soffre, può testimoniare che anche questo piccolo aspetto della vita può creare sofferenza, non solo a livello pubblico, ma anche a livello personale. Allora, gli psicologi, voi conoscete queste persone che si occupano di problemi mentali, gli psicologi si sono resi conto che nel vero credente la spiritualità, non parlo di religiosità, la spiritualità che è diverso, ha degli effetti sociali e mentali positivi immediati, molto importanti, che hanno dovuto non solo ammettere, ma approfondire. Sapete che quando ho fatto i miei studi di psicologia in Francia, il fatto di parlare di Dio era proprio escluso dall'insegnamento, eh? Dunque era un approccio unicamente, diciamo, scientifico e basta. Invece si sono resi conto che la spiritualità va considerata come realtà e addirittura la dovevano ammettere, ma anche approfondire. La rivista francese Psycho, che divulga in particolare teorie, inchieste sui processi mentali dell'uomo, ha inserito un articolo intitolato Questa fede che ci aiuta. Proprio il titolo della mia piccola riflessione, Questa fede che ci aiuta. Riportando poi in margine, e questo mi ha fatto ancora più piacere, questo brano biblico che conosciamo molto bene e che ha letto questa mattina la nostra sorella, che si trova in Ebrei 11, 11. Magari qualcuno lo conosce a memoria questo brano, Ebrei 11, 1, e che parla della fede. Or, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Allora, nell'articolo non riportavano che si trovava in Ebrei 11:1, però hanno riportato questo brano che leggiamo insieme. Eh? È molto forte. Or la fede è certezza di cose che si sperano, cioè di cose che non vediamo per il momento, dimostrazione addirittura di realtà che non si vedono. E in questo articolo c'è riportata l'esperienza di un'infermiera credente, che riassumiamo così. Credere
in Dio mi aiuta ogni giorno a svolgere al meglio il mio mestiere, dice questa infermiera. La fede mi aiuta a trovare le parole giuste, il messaggio di verità di fronte a un paziente che soffre o che si trova confrontato alla prossimità della morte. Abbiamo dei medici fra noi e io penso che avranno fatto questo tipo di esperienza, anche infermieri tra noi, di vedere come qualche parola detta al momento giusto, opportuno, può essere di cruciale importanza nella vita di qualcuno. Voi sapete che mio fratello è anche medico e ha fatto la medesima esperienza di questa infermiera, con una paziente che era terrorizzata dall'idea di morire, perché sapeva purtroppo che doveva morire. E il fatto che mio fratello gli abbia parlato, in quel momento abbia trovato il momento, l'occasione di parlargli, ha fatto che questa donna, alcuni giorni dopo, morisse però in pace, come fu riportato. E questo, ecco, il Signore ci aiuta in vita, ma ci aiuta anche a accettare e a passare con dolcezza questo passaggio della morte, che sappiamo è un sonno in realtà, perché mio fratello gli ha parlato ovviamente della risurrezione. Dunque, altra testimonianza riportata sempre in questo articolo, quella di Mognica, 45 anni. Ho sempre avuto una vita facile, con amore, denaro, però la vivevo in modo molto egoistico, fino a quando ho scoperto di avere un cancro al seno. E quando ho dovuto affrontare la malattia, che mi sono avvicinata a Dio, che mi ha illuminata. Non solo la fede mi ha permesso di lottare, di resistere, di credere nella vita e dunque a guarire, ma mi ha aperto gli occhi sul vero senso della vita e il bisogno di aprirsi in confronto degli altri. Prosegue dicendo: ho creato addirittura un'associazione di aiuto alle donne colpite di cancro come me e ho capito la grande fortuna che ho avuto. La fortuna nel senso che è stata aiutata da Dio. Il credente dunque è consapevole che l'universo tende al bene, alla felicità e alla perfezione volute da Dio. E, cito l'articolo, la fede elimina, è forte, la fede elimina lo stato di disagio nel quale viviamo in questa società in cui tutto è imperfetto, aprendo l'orizzonte della sua visione della vita. In contrapposizione al pessimismo dell'incredulo, assorto nell'assurdità apparente della vita, personale e collettiva, caratterizzata dalla sofferenza e ingiustizia sociale. Nella sua animosità, e non sono le mie parole, sono sempre le parole di questo autore dell'articolo, nella sua animosità, parla dell'incredulo, non pensa mai al suo cambiamento personale per migliorare il mondo, perché non ne vede l'utilità. Una prima conclusione alla quale arrivano in questo articolo, gli psicologi sono unanimi adesso nel riconoscere che la maggior parte delle malattie della mente, crisi di panico, ansia, depressione e altre, sono dovute ai tormenti spirituali, ai calvari della vita, come chiamano loro, che affliggono le persone che non credono. Ovviamente nell'articolo non parla della spiritualità deviante,
ad esempio crede nell'inferno con le sue pene eterne, l'idea della salvezza per le opere che può essere sorgente di angoscia, le penitenze possono causare degli effetti negativi anch'essi. L'articolo non ne parla soltanto degli effetti positivi della fede. I credenti, aggiungerei i veri credenti, sono immunizzati, sono le loro parole, sono immunizzati di fronte a queste malattie, proporzionalmente alla forza della loro fede. Ripeto la frase, i credenti sono immunizzati di fronte a queste malattie proporzionalmente alla forza della loro fede. In altre parole, più confidiamo in Dio, più dipendiamo da Lui e più siamo preservati da questi mali mentali. Questa è un'affermazione molto forte. Dunque, io sarei forse meno ottimista, direi immunizzati piuttosto nel senso di preservati, che mi sembra più conformi alla realtà. Non è che tutti i mali mentali il credente non le ha. No, certamente possiamo soffrire di angoscia, possiamo soffrire di crisi di panico, possiamo avere qualche depressione. Anche il credente non è immune a queste cose. Però è la forma di approcciare queste cose che cambia. Perché? Perché Dio accorcia i tempi della nostra sofferenza. E come agisce? Con la nostra richiesta di aiuto e il suo intervento in nostro favore. Dunque, magari fossimo immuni di tutto, voglio dire, no? Se fossimo immuni di tutto, magari tutti per interesse sarebbero credenti, ovviamente, no? Però, ripeto, è nella forma in cui viviamo questi eventi negativi della nostra vita che c'è la differenza tra chi non crede e chi crede veramente. Dunque, questo è di conforto molto, molto, molto grande. Ciascuno di noi, a questo proposito, potrebbe raccontare le sue esperienze di vita, che lo hanno fortificato nella sua fiducia in Dio. Penso che se potesti parlare, molti avrebbero da raccontare la loro esperienza di questo intervento divino nella propria vita. La fede si sperimenta, la fede si vive, questa fiducia. La mia conoscete ovviamente e ringrazio ogni giorno il Signore di avere vissuto abbastanza per vedere il matrimonio delle mie figlie, conoscere le mie nipotine e assistere anche al parto e alla nascita in un futuro molto prossimo del nostro primo nipotino. Il medico l'oncologo mi diceva, sono 8 anni, signora, dall'intervento. Dico sì, grazie a Dio e grazie ai medici. E lui, l'oncologo, mi ha detto, grazie a Dio soprattutto. Questo mi ha fatto tanto piacere, perché lui è uno dei dirigenti di questo reparto, no? Si è reso conto che i limiti sono umani, però confidava anche lui in questo aiuto, diciamo, di Dio. Questo mi ha fatto tantissimo piacere, veramente, tantissimo. E poi ripeto, io che sono di base una persona un po' ansiosa, ha detto, lei trasmette serenità. E dico, non è merito mio, è solo merito del Signore, perché Lui rimpiazza le nostre paure, le nostre ansie in certezze, come abbiamo visto il testo, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Il Signore può cambiare i nostri sentimenti.
Nella nostra comunità so che esistono problematiche di malattia, di sofferenza, di interventi chirurgici programmati o da programmare, e sofferenze mentali anche nascoste, ma non da Dio. A volte ci vergogniamo di esternare la nostra situazione reale, voglio dire, no? Forse i mali psicologici sono più difficilmente, come dire, condivisibili con gli altri. Magari uno parla più volentieri di un problema fisico che di un problema mentale, non è vero? E dunque le nostre sofferenze mentali non sono anche nascoste, ma non lo sono al Signore, e Lui ci vuole aiutare. So per esperienza che il Signore è fedele e vuole alleviare i nostri pesi, sia mentali che siano fisici, trasformando la nostra realtà, sapendo che cosa? Lo sappiamo che tutto concorre al bene di quelli che amano Dio, tutto, non sono le cose positive, ma anche le cose negative. La psicologia moderna dunque riconosce ai credenti direi, veri cristiani direi, l'apertura mentale, l'ottimismo, la tranquillità, noi parleremo piuttosto di pace, la speranza anche, perché condividono anche con i medici, con il personale che si occupa della salute, questa speranza di un mondo migliore. Sono alcuni dei piaceri morali che vengono riconosciuti ai credenti da parte appunto degli studiosi della mente, dai psicologi. Concludono il loro articolo affermando che la fede è un potente motore al quotidiano, ma che ha bisogno, pensate, di, parlano di motore, un'immagine, di carburante, di benzina, di gasolio, di gas, come volete, che hanno bisogno di carburante e che bisogna alimentare nel dialogo con Dio l'azione in favore degli altri e la preghiera. Citano anche questo aspetto della preghiera. Dunque, a proposito di questo, seguiamo il consiglio che abbiamo già letto in Matteo 7:7. Chiedete e vi sarà dato. Abbiamo parlato dei profeti nella settimana di preghiera, dell'importanza dei profeti, in particolare negli ultimi tempi, come crediamo giustamente di essere. E la sorella White ribadisce: rientra nel piano di Dio accordarci, in risposta alla preghiera della fede, quello che non otterremo se non lo avessimo domandato. Ripeto, rientra nel piano di Dio accordarci, in risposta alla preghiera della fede, quello che non otterremo se non lo avessimo domandato. Dunque, più chiediamo a Dio, più abbiamo che cosa? Le sue risposte. Non vuol dire che abbiamo subito tutte le risposte, certe risposte le avremo un giorno quando saremo con Lui, però l'importante è che chiediamo, sempre con fede. Dunque, in conclusione, non abbiamo timore di implicare Dio anche negli eventi più piccoli della nostra vita, perché il nostro cammino ne sarà trasformato. Più coinvolgiamo Dio, come abbiamo detto, più numerose diventeranno le sue risposte e più cresceranno le nostre certezze
nel suo amore e la sua cura. Dunque, questo magari implicare Dio nelle cose anche più piccole della nostra vita è forse un'esperienza che va approfondita anche questa. Mi rendo conto che le cose grandi, sì, succedono ovviamente, le cose gravi, lo sappiamo, nella vita degli altri, nella propria. E dunque magari è più facile rivolgersi a Dio. Invece nelle cose più piccole uno può dire, ma non voglio scomodare il Signore, faccio da me, voglio dire, no? Per esempio uno perde una cosa, ma è inutile implicare il Signore per questa cosa piccolina, eccetera. Invece mi sono resa conto che implicarlo anche nelle cose più piccole è molto utile. È molto utile perché ci fa conservare la pace, la fa conservare a chi ci sta accanto. Vi do un piccolo esempio, ma penso che ci possiamo riconoscere in queste cose, voglio dire, no? Io ho purtroppo il limite che sono molto distratta, non so se ve l'ho già detto, e perdo spesso le cose. Perdo le cose, non lo so, forse noi donne le perdiamo di più, non lo so, forse perché ci occupiamo più di tante cose, della casa, dei figli, non lo so, non credo di essere l'unica, però io in particolare ho tendenza a perdere le cose, no? Possono essere piccole cose, però possono essere anche grandi, voglio dire, perdere le chiavi può essere un problema, perdere un portafoglio può essere un problema, giusto? E mi ricordo alcuni anni fa, e mio marito se lo ricorderà sicuramente, che a un certo momento aveva perso un portafoglio. Ed eravamo nell'angoscia perché era molto importante, tutti i documenti, eravamo appena venuti in Francia, no? Dall'Italia, e questo portafoglio ne aveva bisogno. E dunque, com'è cercarlo adesso? Poi eravamo da un'amica, era molto più difficile trovarlo in quell'ambiente che non conoscevamo bene. Ci siamo ricordati che il Signore può rispondere anche in queste cose piccole della vita, no? Abbiamo pregato e dunque, veramente, ma nell'angoscia mi ricordo quella volta perché era, non so nemmeno se quel giorno non doveva passare un esame, dunque aveva bisogno anche dei suoi documenti per poter svolgere l'esame. Preghiamo, io intanto mi sono tranquillizzata, lui anche, e dunque gli ho suggerito, guarda nella tua giacca. E lui ha detto, ma scusa, è la prima cosa che ho fatto di guardare nella tasca della mia giacca. Dico, sì, però prova ancora. Allora mi ha guardato un po' con aria per dire, ma vabbè, l'accontento. Ti ricordi Stefano? Ha messo la mano nella tasca. Che cosa è uscito? Il portafoglio. Dice, ma com'è possibile? Avevo già guardato. Dico, senti, non lo so, però abbiamo pregato e il Signore ha risposto, voglio dire, no? Allora, di queste esperienze, ripeto, ne abbiamo fatte tante perché io ho questa particolarità di essere distratta e, ripeto, perdo spesso le cose. Però anche i limiti che abbiamo, il Signore se ne può servire di testimonianza agli altri. E dunque un esempio recente della mia vita, lo abbiamo raccontato nella scuola del sabato, no? Siamo andati, eravamo invitati da mio cognato e come quasi consuetudine non ritrovavo i miei occhiali. Oh, allora mi sono un po' afflitta, a dire il vero, però ho detto, vabbè, e cercavano con me, dice, no, ho detto, ma non vi preoccupate, mi capita spesso, dai, non sono importanti. No, ma ti aiutiamo, eccetera, no? E evidentemente non li abbiamo trovate, però, insomma, il Signore mi ha dato la pace. E dunque, questo piccolo episodio, dopo corrispondiamo su WhatsApp con la famiglia, e mio cognato ha detto, sì, Dio aiuta, però per i tuoi occhiali non li hai ritrovati, no? Allora, mi ha teso proprio la, come si dice, la percia, la,
e cioè per poter parlare, voglio dire, no? E dico invece ti sbagli, perché Dio non solo si occupa delle grandi cose, ma anche delle piccole. E in particolare, senza cercare, perché adesso è quello che faccio, senza cercare dico tanto Signore, mi devo alterare, aiutami tu, se vuoi che le ritrovo, bene, se no pazienza. Dammi innanzitutto la pace, per non affliggermi, per non affliggere, per non buttarmi le colpe e non buttarle agli altri, perché a volte quando uno non trova le cose, incolpa anche gli altri, no? Allora, in questo chat, questa chat familiare, intervengono tutti, no? E dunque mia cognata ha detto, ma sì, vogliamo saperne di più. E dunque ho potuto specificare che Dio è presente e ci aiuta in ogni piccolo aspetto della nostra vita. E mia cognata, come conclusione, ha detto, mi ha ringraziato della mia sincerità, e ha detto, una conferma a quanto ho sempre pensato e cerco di fare. Dunque mia cognata stessa, che è cattolica, che è credente cattolica, e anche lei sta cercando di coinvolgere Dio nella sua vita, nelle piccole cose. Poi sappiamo che chi è fedele nelle piccole, come ha detto Gesù, lo sarà anche nelle grandi, voglio dire. Sono esperienze di vita, sono esperienza di fiducia in Dio, che utilizza anche i nostri limiti per manifestarsi nella nostra vita, e questo ci incoraggia tantissimo. Dunque, in conclusione, che cosa possiamo dire? Che Dio è un Dio veramente, cioè alcuni dicono il nostro papà celeste, mi piace anche questa cosa del papà celeste, ce lo rende ancora più vicino, che il nostro padre celeste si occupa di ogni aspetto della nostra vita, anche i più piccoli. Immaginate che nella Bibbia dice anche che sa tutti i capelli della nostra testa, cioè per dire anche le cose più che possono sembrare insignificanti, un'immagine ovviamente, no? Però sono importanti per Dio per rivelarsi e rispondere. Il Salmo 4,11 dice, si rallegreranno tutti quelli che in te confidano, e anche tu li proteggerai, e quelli che amano il tuo nome si rallegreranno in te, perché tu, o Signore, benedirai il giusto. Allora, che possiamo avere la certezza che Dio si occupa personalmente di ognuno di noi, ripeto, anche negli aspetti più piccoli. Per quelli più grandi poi lui si manifesta ancora con più potenza. Che il Signore ci dia questa fede. Amen.